Luis Seletti, presidente Adas Unidas, presenta la giornata di oggi. Un 8 marzo al femminile al centro immunotrasfusionale dell'ospedale di Parma. Perché questa iniziativa proprio oggi, l'8 marzo? Volevamo rendere la festa della donna un pochino meno banale rispetto agli altri anni, per cui abbiamo pensato di avvicinare le donne alla donazione facendoci accompagnare in questa avventura dalla squadra femminile del Parma Calcio, che con grande entusiasmo ha partecipato a questa iniziativa diventando donatrici di sangue. Stamattina faranno la visita delle unità dei 11 giocatrici. In questa nostra avventura abbiamo chiesto anche l'appoggio del centro antiviolenza, perché una realtà estremamente importante della zona di Parma, molto vicino alle donne, per cui in questo contesto stamattina ci siamo inserite nell'ambito della donazione, facendo sì che molte donne sentano parlare di questa giornata. Quindi l'idea è quella di stimolare il volontariato, stimolare la donazione, è un messaggio che arriva soprattutto appunto a quattro di donne. Perché? Perché la donna è una realtà molto importante, per cui bisogna far vedere quanto può essere forte, in qualsiasi situazione riesce a gestirsi in ambito familiare, nell'ambito lavorativo, ed è per noi fondamentale far sì che molte donne si avvicinino alla donazione del sangue, perché sono il minor numero rispetto all'uomo per varie situazioni, per cui quale miglior occasione quella di oggi appunto per farci pubblicità, chiedendo alle donne che magari non vogliono donare di aiutarci anche come volontari nel trovare nuovi donatori.